amici del tubo, per esatto qui su Kai Switch, miei ragazzi, siamo qui con un nuovo video, come avete visto dal titolo, 10 cose che non sai del CIA. Siamo arrivati finalmente sul college, mi ci è voluto un po' più di tempo per fare questo video perché neanche io non sono un esperto di college e quindi tutte queste cose ho dovuto cercarle un po' di più e non vi garantisco al 100% che siano corrette, nel senso che sono aggiornate a qualche anno fa, quindi negli ultimi 2 anni potrebbero essere cambiate queste curiosità, ma la maggior parte direi di no. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di condividere questi video con i vostri amici per sfidarli a chi ne sa di più questa volta su NCAA. Gli episodi precedenti li trovate in descrizione o nella playlist del canale e commentatemi finito il video quante ne sapevate e quante no. E se in caso notate qualcosa di sbagliato, fatemelo sapere nei commenti. Cominciamo con la prima cosa delle 10, che come sempre è un po' una lezioncina di storia. Infatti la prima edizione del torneo NCAA si tenne nel 1939, in cui parteciparono la bellezza di 8 squadre, esatto, 8. Diventarono poi 12, 16 e poi subirono molte altre espansioni a differenza dell'NBA, diventarono 22, 25, 26, 32, 64 fino ad arrivare alle definitive 68 con l'ultima espansione nel 2011. Ovviamente non sono 68 le squadre di college negli Stati Uniti, ma sono 68 le squadre che prendono parte al torneo finale a cui si arriva poi alle Final Four e la vittoria del campionato, chiamiamolo così. Inizialmente, oltre all'NCAA, c'era un altro torneo che lo accompagnava o inizialmente addirittura lo sostituiva. Era il cosiddetto NIT, ovvero National Invitational Tournament, che inizialmente era più blasonato dell'NCAA, ma poi venne pian piano scavalcato e adesso non esiste più. Numero 2. Anche qui la curiosità arriva in fondo perché prima voglio spiegarvi un po' come funziona, diciamo, questo tabellone. Praticamente ci sono più di 300 squadre di college, del maschili, del pallacanestro, quindi le 68 sono solo quelle che poi parteciperanno al titolo, e sono divise in tantissime conference o gironi, li chiameremo noi, divisi in tutti gli Stati Uniti, a seconda ovviamente della vicinanza geografica. Per la precisione ci sono 32 conference in tutti gli Stati Uniti e ogni conference ha un posto assicurato nel tabellone del torneo. Quindi 32 squadre, quelle che vincono le proprie gironi, conference, faranno parte ovviamente del torneo. Le altre 36 squadre poi, questa è una cosa molto strana secondo me, vengono scelte da un comitato che ha proprio questo compito di scegliere le squadre per meriti, cioè quelle che secondo loro meritano di essere all'interno del tabellone. Quindi capite che è una cosa molto personale, soggettiva, che non dipende esattamente solamente da cifre e risultati. Oltretutto, prima dell'inizio del torneo, che è la cosiddetta March Madness, proprio perché il bracket, cioè la struttura finale del torneo, comincia nella prima metà di marzo, prima di questa March Madness c'è un altro torneo, diciamo così, di qualificazione, a cui partecipano le ultime 4 squadre che hanno vinto le conference e le ultime 4 squadre che sono state scelte da questo comitato. Ed è un torneo ad eliminazione diretta. Le altre 62 squadre, quindi 8 queste qui, più le altre 62, vengono poi unite all'interno del bracket. Il bracket che è diviso in 4 parti, 4 regioni, infatti si chiamano i cosiddetti regionals. E ogni squadra, ovviamente, 68 diviso 4 fa 16, quindi 16 squadre per regione. Ognuna verrà classificata dalla numero 1 alla numero 16, quindi quelli sono i numeri che sentite dire la numero 1 ha perso contro la numero 3, la numero 12 ha vinto contro la numero 7, questi sono i numeri. Quindi si giocherà 1-16, 2-15, 3-14, bla bla bla, fino ad arrivare alle finali regionali, cosiddette finali regionali, che in realtà non c'entra niente con le nostre finali regionali, per dire, però questo è. E poi si arriva fino alle Final Four. Ovviamente in America l'indovinare o comunque predire questo bracket dall'inizio alla fine è diventato una sorta di sport, addirittura sono stati scritti dei libri su questo bracket e quello che volevo dirvi, la curiosità, questo numero 2, è che nessuno è mai riuscito a prendere esattamente il bracket. C'è stato solo un ragazzino di 14 anni che aveva indovinato i primi 2 turni e poi ovviamente ha perso. Numero 3. Dopo avervi spiegato appunto come funzionano questi seed, queste numerazioni delle squadre, posso dirvi che nessuna numero 16 ha ancora mai battuto nella storia del torneo NCAA una numero 1 al primo turno del torneo NCAA. Pensate un po'. Molte squadre ci sono andate vicine,
ma nessuna ancora ha vinto. Inoltre, nella storia dell'NCAA, il seed più basso ad essere arrivato alle Final Four è il numero 11, mentre il seed più basso ad aver vinto è il numero 8, con Villanova nel 1985, quindi fino all'8 una numero 8 è riuscita a vincere, a sopravvivere proprio il torneo e a vincere, il che è abbastanza dell'incredibile. Numero 4. Dovete sapere che ben due volte all'interno della storia del torneo NCAA le regole furono modificate ad hoc per impedire a dei giocatori di dominare o comunque per limitare le loro capacità. La prima volta avvenne con Will Chamberlain, a cui fu impedito, pensate un po', di schiacciare dai tiri liberi, perché come era strutturato il campo in quell'epoca, lui riusciva a schiacciare dai tiri liberi, pensate un po'. La seconda volta invece venne fatto per limitare Kareem Abdul-Jabbar, gli UL Senior all'epoca, anche lui dalla schiacciata, cioè lui non poteva schiacciare, non si poteva più schiacciare, ed è una regola che non resistì per solo gli anni di Kareem, ma resistì per quasi 9 anni, se non sbaglio, dal 1967 al 1976, quindi sì, 9 anni, e non sono pochi per evitare una schiacciata. Numero 5. Tra le 300 e passa scuole e le 68 che ogni anno prendono parte al bracket del torneo di NCAA, solo una università è riuscita a vincere il torneo, sia maschile che femminile, contemporaneamente, nel senso nello stesso anno, ed è UConn, che pensate un po' l'ha fatto ben due volte, nel 2003-2004 e nel 2013-2014. Nel 2013-2014 quella guidata da Shabazz Napier, che adesso doveva sembrare un fenomeno e un po' si è perso nell'NBA, però fatto sta che quell'anno là è stata una grande sorpresa, ben due volte 10 anni di distanza, chissà che 23-24 non sia il loro anno di nuovo. Numero 6. UCLA, University of California at Los Angeles, una delle più famose università dello Stato, è l'università che ha vinto più titoli in NCAA, con ben 11 titoli. Il problema è che la maggior parte sono stati vinti tra gli anni 60 e gli anni 70, grazie al contributo di UL Senior, di cui abbiamo parlato prima, e Bill Walton. Quindi capite che è una delle università più rinomate, ma ultimamente il programma non sta andando benissimo. Chissà se quest'anno con Lonzo Ball si possa rimediare. La seconda per numero di titoli vinti è Kentucky e la terza è North Carolina. Ti dice niente North Carolina, Michael Jordan? Numero 7. Come abbiamo detto, ci sono più di 300 squadre in tutta la nazione e ben più di 200, sono tantissime, hanno prodotto almeno un giocatore nella loro storia, diciamo, dell'Ateneo. Quella che ne ha prodotti di più in tutta la sua storia, però, è Duke University, che infatti viene considerata uno dei programmi più importanti se vuole appunto diventare un giocatore professionista e magari protagonista anche. Comunque, dopo Duke, seguono le solite, sono sempre quelle, North Carolina, Kansas e Kentucky. Numero 8. Guardate un po' di chi si parla, di Duke e di Kentucky. Capite che le scuole importanti più o meno girano sempre nello stesso gruppo ristretto. Insomma, Duke e Kentucky sono appaiate al primo posto nella particolare classifica in cui sono le scuole che hanno avuto più prime scelte assolute del draft, con ben 3. Che voi direte, 3, che schifo. Non sono per niente poche, considerando che ci sono 300 scuole. 3 prime scelte a draft non sono per niente poche. Da Duke sono usciti Kyrie Irving nel 2010, se non sbaglio, correggetemi se non sbaglio, Elton Brand e Art Heyman negli anni 70 per i Knicks. Per Kansas invece sono usciti Cat, ovvero Karl Anthony Towns, Anthony Davis e John Wall. Quindi sono 3 pari, Duke e Kansas. Numero 9. Torniamo a parlare brevemente del bracket, perché vi ho detto che nessuno ci è mai riuscito, ma c'è un perché. Questa cosa, curiosità che volevo dirvi, è che ogni anno una numero 1 di quelle del seed che vengono decise all'inizio del torneo arriva al torneo. Quindi ci sta di scommettere sul numero 1, ma vuol dire che le altre numero 1 non ci arrivano. Infatti, solamente nel 2008 tutte e quattro le prime teste di serie, chiamiamole così, sono arrivate tutte e quattro alle Final Four. Quindi sì, va bene scommettere sul numero 1, ma 3 su 4 di solito vengono eliminate. Una sola tende ad arrivare in finale. Ovviamente una media, non è detto, il prossimo anno possono arrivare tutte e 4, 3 o 2, ma mediamente tendono ad arrivarne solo una. Pensate che da quando si tiene la statistica, cioè nel 1979, solo per 3 anni nessuna delle 4 seed è arrivata
alle Final Four. Quindi capite che comunque essere seed numero 1 è una cosa importante, favorevole, perché in teoria arrivi contro il numero 2 solo all'ultima partita dei regionals. Numero 10, questo più che una curiosità è un po' una cazzata, mi rendo conto, però mi ha fatto un sacco ridere, volevo dirvela, scommetto che questa non la sapete. È stato fatto uno studio qualche anno fa negli Stati Uniti, che ovviamente gli americani sono malati per queste cose, ed è stato studiato, è stato visto, scientificamente provato, che nel periodo che precede la March Madness, quindi stiamo parlando del mese di febbraio, diciamo, gli interventi chirurgici nei, diciamo, nelle persone di una, tra i 20 e i 30 anni, praticamente, chirurgici lievi, cioè con un mese, due mesi di prognosi post-operatoria, diciamo così, ecco, non cose gravi, gli interventi chirurgici prima della March Madness aumentano di più del 100% in tutti gli Stati Uniti e sostengono questi scienziati pazzi che aumentino perché la gente vuole stare a casa nel mese che deve stare a casa dopo aver fatto l'intervento per vedere il torneo. Sembra una cosa stupida, però qualcuno ci ha fatto una cosa scientifica. Non chiedetemi perché, non lo so, però mi ha fatto un sacco ridere sta roba. Dicono che aumenta più del 100%. Bisogna essere stupidi, ma gli americani per queste cose, senza offesa per nessuno, ma un po' rincoglioniti sono per queste cose. Quindi potrebbe essere. Niente ragazzi, anche per questo video è tutto. 10 curiosità, l'ultima era un po' una minchiata, lo so, ma mi faceva ridere. Anche le altre, secondo me, erano molto interessanti. Fatemi sapere quante ne sapevate. Lasciatemi un mi piace, lasciatemi nei commenti su cosa vorreste vedere. Magari anche qualche giocatore singolo si potrebbe cominciare a parlare in questa serie. Fatemi sapere insomma nei commenti, fatemi sapere quante ne sapevate. Come sempre mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al canale e ci rivediamo domani con un nuovo video.